Elizabeth convive con la sclerosi multipla. Ecco perché le ho detto di provare anche Quantaris, questo braccialetto posturale elettromagnetico, che non aiuta soltanto con la postura, con l'equilibrio, aiuta a aumentare l'energia, aiuta anche proprio la forza muscolare, aiuta a allinearci con la forza di gravità per avere una postura migliore. E sono certa, ma 100% certa, che con questo braccialetto Elizabeth troverà molto più forza durante il suo allenamento. Stendo le gambe sotto, aggrappo le gambe sopra, il molleggio piano piano, molleggio poco poco. Quindi il braccialetto, quando hai cominciato a notare un miglioramento nel giramento di testa? Giovedì. Dopo due giorni? Sì, dopo due giorni. E quindi ho detto, inizio in maniera graduale. All'inizio, quando mi giravo un pochino la testa, ho pensato che magari fossero le mie solite cose. E al terzo giorno, quando ho iniziato a fare invece tutto insieme, il giramento di testa si è ridotto ed è completamente scomparso. Non poteva ovviamente mancare Be Good. Tutte le mie ragazze di Yes I Can hanno Be Good e hanno due versioni di Be Good. Abbiamo Be Good di giorno e Be Good di notte. Abbiamo la pigiama di notte e la nostra versione di giorno, che può essere di strada o per l'allenamento. Be Good è molto importante perché ci aiuta a drenare e ci aiuta anche a riscaldare la muscolatura. Ritorno sempre su questo fatto che Elizabeth convive con le sclerosi multiple, è un problema muscolare, è un problema di stanchezza. Così con Be Good abbiamo la possibilità di rilassare la muscolatura, agire sui liquidi in eccesso alleggerendo il corpo e dando un senso di sollievo 24 ore su 24. Con i miei indumenti Be Good mi sono trovata da Dio, perché ho sentito proprio gli effetti, a parte che sono comodissimi e morbidi, e ho sentito proprio l'effetto linfodrenante, le gambe meno stanche la sera, perché li tengo su tutto il giorno, stando attento al cane, e quando vado a dormire mi trovo molto molto, perché sono proprio morbidi, ti coccolano, cioè il pigiama ti coccola, e mi sono trovata veramente bene. Infatti non vedo l'ora di prendere i capi, quelli corti. Ho deciso di cambiare anche gli orari da quando sto seguendo questo percorso, io soffro tantissimo di ansia, e quindi per evitare di crearmi quell'ansia, di non avere tutto sotto controllo, ho cambiato gli orari, quindi invece che alzarmi tipo alle 7:30 o alle 8, mi alzo alle 6:30. Il primo giorno è stato faticoso, invece adesso mi alzo automaticamente alle 6:30 con meno giramento di testa, e quindi riesco poi a mettermi in moto e a finire prima l'orario di lavoro, in modo da potermi dedicare poi senza preoccupazione, ansia da prestazione o altro al trampolino e alla pedana il pomeriggio. Io ho sempre sofferto spesso, soprattutto col cambio di stagione, di mal di gambe, ed era uno dei motivi per cui non mettevo i leggings a casa o cercavo di usarli solo nell'attività sportiva, e mi faceva un po' paura indossare leggings tutto il giorno. E invece con questi leggings della Be Good, di questo materiale, sono stata benissimo, molto meno dolore ai polpacci. Io sento tantissimo il dolore ai polpacci, anche un po' dovuto alla malattia. Però con i Be Good sono stata da Dio e continuerò a metterli. 4. 4. Come va, Elizabeth? Abbastanza bene, grazie. Perché abbastanza? Non benissimo? Ma benissimo, perché sto facendo questa cosa con te. Poi so che mi farà bene, però è faticosissimo. Vorrei dimostrare a me stessa quello che valgo. Elizabeth, che ho conosciuto prima che iniziasse questo percorso, era una persona solare, combattiva, e aveva una voglia di fare che faceva sembrare più corte le giornate. Cioè, non c'era il tempo di finire tutto quello che lei volesse fare, perché la giornata era troppo corta. E sta cosa io la adoro di lei, perché c'è sempre un qualcosa, non si ferma mai. È un motore continuo, non si ferma mai. Elizabeth adesso è la stessa persona di prima, con le sue stesse caratteristiche. Ovviamente adesso, iniziando questo percorso, ha una cosa in più, un impegno, una sfida nuova da affrontare,
Voglio essere felice io e avere una rivincita con me stessa e voglio vincere la mia malattia. Voglio vincere la sclerosi multipla e dimostrare anche alle altre persone che hanno la sclerosi multipla che la vita non si ferma, perché io sorrido sempre, faccio sport e sono riuscita anche a rimanere in piedi, non sono sulla sedia a rotelle, riesco a fare un sacco di cose come tutte le persone, tra virgolette, normali. Così. Perché sei in ansia e che cosa non vuoi vedere? La tua iperattività. Sì. Che cosa ti spaventa? Io ho sempre paura. Perché... cioè, per me è come se fosse ogni giorno una battaglia, ok? Cioè, nel senso, io mi alzo la mattina e dico, oggi è un altro giorno che devo affrontare, ok? E non ci sono solo io, perché comunque io, sì, io vorrei anche essere magari da sola, però non ci sono solo io. Io tante volte magari se sto male, io cerco di non star male proprio per non far preoccupare le persone che ho intorno, perché, non so, mia mamma e mio fratello sono lontani e io contribuisco per sia a livello comunque di aiuti, e anche vorrei evitare che loro, quando dicono che una persona in famiglia si ammala di sclerosi multipla, dicono che si ammala tutta la famiglia, non solo la persona, perché comunque è così. Criticano un guscio, no? Criticano il guscio, criticano l'aspetto, criticano tante cose, senza sapere che sotto c'è lotta, ferite, difficoltà, insicurezza e a volte dubbi, tanti dubbi, dubbi che io chiamo mostri. Allora, parlo sempre di mostri, no? Questi mostri che vogliono togliere il nostro potenziale. E sono molto bravi i mostri. Non è che io sono libera dei mostri, eh? Io c'ho tanti mostri, a volte che quando io... Perché faccio Yes I Can? Perché vengo da bullismo di famiglia, vengo da un passato molto complicato. E non c'è nessuno che ti deve dire che non sei abbastanza. Non c'è nessuno che deve dire che non sei bella. O non sei abbastanza giovane, o abbastanza all'altezza. E ti posso garantire, i mostri non muoiono mai. I mostri non spariscono. I mostri vanno gestiti, legati. Non devi mai dimenticare che il mostro c'è. Perché il minuto che tu riesci a raggiungere, anche con me, un stato magari di maggior felicità o controllo del vostro fisico, il rischio è che il mostro esce fuori e dice, ma sei sicuro? Sei meriti questa? Sei sicuro? E tu in quel momento dici, sì, io posso. Allora, con il percorso di Yes I Can, in questa prima tappa, umanamente sto iniziando a riacquistare l'autostima grazie anche ai tuoi webinar, che sono meravigliosi, e spesso li riguardo e ho preso un sacco di appunti. E ho trovato anche delle amiche, perché sono in una città nuova e c'erano delle giornate che magari mi sentivo sola e bastava anche solo mandare un messaggio, leggere come si sentivano anche le altre ragazze e che mi tiravo su. Cioè, non mi sentivo sola, perché è una cosa che, di cui mi sono sentita un po' da questa seconda volta che sono venuta a Roma. Questo percorso era proprio, era un mio sogno, lo sai, conoscerti. Era un mio desiderio, sogno, e sono felice perché già il mio primo traguardo l'ho raggiunto conoscendoti, ma mai avrei pensato di creare un'amicizia, perché per me sta nascendo veramente un'amicizia con te e con le altre ragazze, quindi è stata veramente una cosa, per me è una grande emozione.